15, se te lo pianto nello sterno sei morta. Vuoi dire tu che è finto? Ma anche il mio affetto per te è finto, ma non per questo vale meno. Il problema è che la madre è morta qualche anno fa. Perché era povera. Vita orrenda, come la tua camicetta. Le chiavi della macchina. Io prendo la pistola. Scusi signora, può chiamare la madre mia? Amore, ascolta. Signora, ci chiami tua nonna, va bene? Quanto è noioso. Lei lo sa che lei, in un'altra vita, su questa scrivania, un giorno mi intervisteranno e mi chiederanno come sia stato possibile che un bambino come Giuseppe sia diventato un serial killer. Mamma, posso prenderla? Sì, ho detto di sì. Basta! No, ma infatti, lo sai che cosa si fa su un divano? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Ci si cammina così come sto facendo io con queste belle scarpe piene di pasta. Tu in genere ti nutri di etanolo, quello è un arancino. Quanto è più giovane di te se si veste meglio di te, anche se su questo non credo che vi siano problemi. Fatto e spinto! Tipo con gusto, tesoro, ma quello è successo tanto tempo fa, devi farti un ragione. Ti ho portato lo zaino, come si porta, come una Birkin? No, con le bretelle. Che volgarità. 2 anni che ci conosciamo e ancora sei messo così. E poi dicono che il DNA non è importante. Ma io ti ammazzo! Stai calma! Tu abbia un amante, chi ti si piglia? E anche se fosse così, Enrico non mi vuole più vedere. Neanche io voglio vederti, pure se sempre qui. Che orrore. E neanche se mi uccide, sempre che prima non lo faccia quel tuo orrido vestito. Noi siamo una famiglia. Vero, Amina? Non le chiamo Amina, le chiamo le pizza, signora. E da oggi sono... E poi c'ho due persone che mi parlano e che mi odiano tutte e due, lo capisci? Pure bipolare! Milano è fissa. Non è una mamma di me. Ho spiegata la reazione al sangue. Una parola sola. Opaco. Io non ho paura di nessuno. Cosa abbiamo detto del fritto? Che non lo faccio più! Mia dorme? No. È fuori per locali. Come non l'hai incontrata? Tesoro, se mi devi svegliare ogni volta che ho ragione, almeno impara a preparare un mattino. Bella merda. Le vecchie ci so fare. Stai dicendo, è vero? Stai parlando di me, vero? Io non l'ho mai raccontato a nessuno. Non mi toccare? Non ho mai bevuto un martini. Si vede. Perla, ma stai vomitando? No, parlo con gli alieni attraverso il bar. Stai parlando di Cenerentola, vero? Cenerentola. La prima gatta morta della storia. Ma tu non sei la mamma. E tu non sei George Clooney. La vita è una cosa molto complicata. Te l'ho già detto che mi hanno licenziato. Te l'ho già detto che non siamo amiche. Non stai parlando di me, vero? Che dovrebbe darlo a te? Perché io sono Perla e tu non sei nessuno. Non dormo da un po'. Noi siamo carnivori, mangiamo le gazzelle. E mangiavamo. Se vuoi dirmi che fumare fa male, risparmiati la fatica. No, no, non credo proprio fumare tanta gente al mondo, non più nemmeno. Andiamo? Faccio così. Mi dispiace per te, A fare da soli solitamente si diventa cieco. Non mi toccare? Zitto. Sono instabile. Ti sei messa la ricetta di mia mamma? Perché mi dà un'aria da ipotite piccole e funziona. Dovevo capirlo. E con i gambaletti carne, che c'era qualcosa che non andava in te. Raccontami qualcosa di noioso. Che so, la tua vita sessuale. Perla Ispetta.